Ciao, io sono Giulia, ho 6 anni e mezzo e vi dirò cosa ne penso della performance di Venezia. Giuseppe legava il sistema e lo mandava in orbita. E lasciava dei rotoli di carta dove era scritto: viaggio interstellare di una navicella spaziale intorno ad un sistema geocentrico. Pensavo al sistema geocentrico. Si riferiva di certo allo stile dell'esposizione che ospitava i padiglioni nazionali. Sistema geocentrico. Come se il mondo dell'arte fosse tutto lì al centro. Tutto il resto è periferia. La navicella continuerà il suo viaggio all'infinito. E sarà risucchiata dall'orbita del corpo celeste più vicino e si disintegrerà. Resteranno le periferie. Così le botteghe d'arte continueranno a respirare. Un respiro antico quanto le caverne. Ho qui il bandolo, il filo rosso con cui adesso traccio un cerchio magico. E vi rinchiudo. Ossia, in realtà vi siete già rinchiusi e con questo filo rosso vi faccio il favore di avvertirvi. I confini non sono che linee immaginarie e le linee immaginarie forniscono protezione e identità. Servono a separare luoghi da non luoghi. Il segno di confine indica che qualcuno ha occupato uno spazio e vanta dei diritti su di esso. Siamo dentro o fuori il confine? La navicella in orbita sul filo rosso include o esclude? La linea rossa è confine o frontiera? Limite o possibilità? Com'è allora? Com'è stato allora? Se vogliamo salvare il pianeta, se vogliamo che gli esseri umani vivano in armonia e sostenibilità, dobbiamo aumentare il livello culturale delle persone, di tutte le persone. E l'arte è una delle chiavi più importanti insieme all'istruzione. Ecco, questo è quello che io penso.